Buongiorno a tutti e benvenuti al TG Sport, il TG Sport di Audiovisual Test R1 e Stampa Radio. Come di consuetudine, io da Marco da Udine, vi do sempre notizie di tutto il mondo dello sport nazionale, internazionale e regionale e dei risultati giocati delle alcune partite, non solo di gare, di ieri sera e delle programmazioni di questa sera e di domani. Andiamo a vedere quali sono le notizie, prima di tutto di sport regionale. Sport: Fofana sempre più vicino al Torino, ma l'Udinese nega, mai richiesto. Il personaggio è Bessao Meravigliao, non solo fa i gol per i tifosi, ma diventa anche il bigliettaio. Olimpiadi: See you in Gemona. Va a Niagara, scegli il Friuli per allenarsi in vista di Tokyo 2020. Andiamo a vedere la notizia appena arrivata in redazione, questa del calciomercato. Neymar torna al Barcellona, trovato l'accordo col Paris Saint-Germain, firma imminente. Guerra di Spagna, si sta svolgendo. Altro arrivo in salita alla Vuelta di Spagna, si ritirano però Rogue e Uran, fatica, formulo. E Gianluca Brambilla dice: una svolta molto dura, ma io voglio essere protagonista. Ancora siamo negli ultimi giorni di calciomercato. L'Ave l'Intercalcio di vice Lukaku, invece in corsa anche Matri e Babacar. Milan è lontana, Correa ormai è lontano da De Bai a Mariano Diaz. Spuntano le alternative. Sono stati disegnati gli arbitri per questa seconda zona di campionato ed è proprio quella che parleremo della Juve Napoli ed è Orsato, sarà disegnato per il big match di Juve Napoli, però su Twitter la protesta dei tifosi napoletani. Andiamo però a vedere quali sono gli altri arbitri che sono stati disegnati per le partite. Allora, per Atalanta Torino e Doveri di Roma. Poi l'altra partita che si giocherà domani sera, in anticipo domani sera, Bologna-Spal e di Bello di Brindisi. L'altra partita di Cagliari-Inter è disegnato Mariana di Aprilia. Genoa-Fiorentina sarà Giacomelli di Trieste. Come dicevo, ormai già ben sapete, Juventus-Napoli e Orsato di Schio. Nel derby capitolino di Lazio-Roma, che si giocherà alle 18, sarà Guida di Torre annunziata ad arbitrare. Lecce-Verona sarà Sacchi di Macerata. Milan-Brescia sarà Abisso di Palermo. Sassuolo-Sampdoria sarà Pairetto di Michelino e Udinese-Parma sarà Vicinini di Forlì. Questi sono gli avi disegnati per questa seconda giornata di campionato. Andiamo a vedere la US Open Tennis. Le novità: Djokovic e Federer lasciano il segno nella seconda nella terza giornata di torneo della US Open maschile. Nella US Open femminile si sta giocando adesso nel secondo turno. Andiamo a vedere, c'è e ben sapete ci sono i sorteggi alle ore 18 della Champions League, per i gironi della Champions League. Quali saranno le squadre avversarie nel girone di Champions League per la Juve, Inter, Napoli e Atalanta? Andiamo subito a dirvi quali saranno le squadre che potrebbero esserci. Nel sorteggio della Champions ci sono quattro fasce, cioè dal ranking più in alto al più basso. Andiamo a vedere che nella prima fascia sarà Liverpool, Chelsea, Barcellona, Manchester City, Juventus, Bayern, Paris Saint-Germain e Zenit San Pietroburgo. Nella seconda fase invece ci sarà Real Madrid, Atletico Madrid,
Dortmund, Napoli, Sparta, Tottenham, Benfica e Ajax. Come ben sapete, avete ben sentito, Ajax si è qualificata ieri sera. L'altra è questa, la fascia 3. Bayer Leverkusen, Salisburgo, Olympiacos, Valencia, Inter, Dinamo Zagabria, Lione e Bruges. La quarta fascia sarà molto interessante perché c'è Kent, Galatasaray, Lipsia, Stella Rossa che si è qualificata ieri sera, Lille, Atalanta, la prima volta che l'Atalanta gioca in Champions League e vedremo che cosa, dove sarà sorteggiata, Olimpia, Lokomotiv Mosca e Slavia Praga, un'altra squadra che si è qualificata anche quella ieri sera. Andiamo proprio a vedere che dipende tutta dalle ranking, dove sarà molto interessante. Se volete sapere, sarà in diretta alle ore 18 di stasera. Quindi vedremo che cosa succederà e come saranno disegnate le squadre. Domani vi leggerò le gironi che saranno stati sorteggiati. Andiamo invece a vedere una notizia di Serie A delle sorprese di Inter. Il Flamengo vuole Gabigol tutto suo a titolo definitivo. Pronti i 18 milioni. Notizia arrivata da ieri, ufficiale l'acquisto di Biraghi. Dalbe va in prestito alla Fiorentina. Parliamo delle novità sulla Roma. Ecco Smalling arriva in prestito dal Manchester United, invece Rugani resta alla Juventus, non si sa. Stanno avvicinando i mondiali di basket, i mondiali in Cina. Gli ultimi tagli sono Ricci e Sacchetti che non saranno presenti nella formazione dell'Italia. Come dicevo, guerra di Spagna. Lopez informissima, Aru crolla, però oggi si percorrerà da Mora de Rubiales a Ares de la Maestras. Formula 1, ci sta avvicinando il Gran Premio del Belgio di Spa, Francoist Deschamps, Spa e Bottas si lega alla Mercedes per un altro anno ancora, rinnovato il contratto fino al 2020. Ci sono novità per il calendario di Formula 1 2020 e saranno da record perché ci saranno ben 22 gare ben da disputare. E addio a Hockenheim della Germania, però debutterà il Vietnam. Andiamo a vedere quali saranno la Formula 1 prossimo anno di campionato che si disputerà nel 2020. Allora, stagione 2020 la Formula 1 sarà da record. È stata resa pubblica dalla FIA la bozza del calendario del campionato prossimo, che prevederà la presenza di ben 22 Gran Premi. Il calendario sarà presentato in approvazione durante la riunione della FIA della World Motor Club Sport Crawling il 4 ottobre. Però andiamo a vedere quali saranno le gare. Ve le leggo subito. Allora, si comincerà dal 15 di marzo 2020, da Australia, poi Bahrain. La prima volta che gareggerà è il Vietnam, il 5 di aprile si prevede. Poi 19 Cina. Il ritorno della gara che sarà quella dell'Olanda. Il ritorno della gara del circuito di Zandvoort, che sarà la sede del Gran Premio dell'Olanda, il 3 maggio. Poi Spagna, Monaco, Azerbaigian, Canada, Francia, Austria, Gran Bretagna, Ungheria. A quanto pare, come avete ben sentito, non c'è più Hockenheim. Quindi la Formula 1 perde uno dei GP storici, che dunque niente gara in casa per Sebastian Vettel. Ci sarà invece Monza, visto che è in fase di definizione estensione contrattuale con la FIA.
andiamo a vedere Belgio, Italia, Singapore, Russia, Giappone, Stati Uniti d'America, Messico, Brasile e infine il 29 novembre l'ultima gara sarà Dubai. E queste sono le novità del prossimo campionato di Formula 1 che si disputerà nel 2020, tutto da definire il 4 ottobre. Andiamo a vedere invece, brutta notizia dalla motorsport, muore in un incidente Jessie Cox, la donna più veloce del mondo. Peccato. Agnese, andiamo a vedere altre notizie, in particolare dell'Europa di pallavolo, l'Italia-Polonia, l'ultimo atto per aggiudicarsi il girone di Europei di pallavolo. Altre notizie, andiamo a vedere, come dicevo, si riprende la maglia rossa della Vuelta, Miguel Angel Lopez, però si staccano Aru e Formolo, ma si capisce perché, perché andiamo, se adesso vi dico che Fabio Aru confessa: se mi sono mancate le gambe, ho ancora male al ginocchio, dice. Invece andiamo a vedere le squadre che hanno giocato ieri sera e ve le confermo. L'Aia che ce l'ha fatta 2-0 in qualificazione girone di Champions, ok anche per Bruges e Slavia Praga. Una cosa che è successa non bella è questa della Liguan, sessione e cori omofobi, sospesa per 10 minuti in Nizza, Marsiglia, che era il recupero di una partita di Liguan. E non è una buona cosa questa. Altre notizie, il campionato d'Italia del pallavolo, come dicevo, ottavi con la Slovacchia e quarti con la Russia, boh, vedremo. Bene, andiamo a vedere se sono le ultime novità. Sì, c'è il ritorno dello spareggio per le gironi della Europa League, che il Torino giocherà alle 20:45 in Gran Bretagna contro West Brom alle 20:45, dovrà recuperare il 2-3 dell'andata. Invece domani sera vediamo programmazione, sì, c'è la seconda parte, c'era nella seconda giornata Bologna e Spal alle 20:45, Serie B seconda giornata ci sarà una big match della Serie B alle Chievo Verona contro Empoli alle 21, nella squadra della Liga. Ci sarà Siviglia contro Celta Vigo alle 20, alle 22 invece del Bilbao contro la Sociedad, invece Bundesliga, Borussia Mönchengladbach contro Lipsia alle 20:30. Questo è quello che posso ricordarvi. E le qualifiche di Formula 1 del Gran Premio di Spa, prove libere 1 alle 11 del mattino, alle ore 15 invece le prove libere 2. Grazie a tutti voi e da Audiovisual Desk, R1 Nostra Radio, DigiSport finisce qui. A domani con le due puntate. Con le due parti delle puntate del TG Sport, notizie nella prima parte, seconda parte, risultati e programmazioni della weekend. Grazie a tutti voi da Adobe Jardest e Rudono Stavrani. Mandi, mandi!